Hola, ciao a tutti, rieccoci. Allora, guardate un po' come sono messo. Non sono messo male, no? Due partite rimaste, 15 punti. Basterebbero, in teoria, che in frase è difficile farli. 3 punti ad andare in D1. Insomma, come avevo detto nel precedente video, c'era l'opportunità, cioè, c'era l'opportunità. Dovevo scegliere se fare il classico video commento ed arrivare a questi 15 punti facendo come sempre, o appunto fare come ho fatto l'ultimo video in cui eravamo in D3, ovvero di arrivare da solo in una situazione verosimile, diciamo così, simile, e poi magari lasciare a voi la visione, mettiamola così, delle ultime due partite, facendosi appunto il solito commentino live brutto tra l'altro. Ho scelto, come avete visto, la seconda e vi spiego anche perché. Allora, innanzitutto, come avete visto, ancora 200 volte vi avete visto e continuerò a dirlo, il video è uscito con qualche giorno di ritardo confronto ai soliti ultimi standard, no? Perché? Perché meno male ho deciso di fare così come ho fatto, appunto, di arrivare da solo in questa posizione qua. Perché dovete sapere, e questa è una piccola parentesi, poi iniziamo a giocare, che quando ho provato a fare altri video, sono retrocesso in D3, tra l'altro, sono ritornato, la mia cara amica D3. Poi cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, ormai provo a tornare su e magari faccio il commentino. Ma che, ragazzi, mi sono salvato per miracolo, fra l'altro. Ho detto, vabbè, è andata male. Allora, riproviamoci. Andiamo. Sono tornato in D2 in maniera fortunosa. E poi rieccomi. E eccomi lì che ho provato subito. E questa è la prima annata, diciamo, no? Della D2, dopo quello che mi è successo. E eccomi lì a 15 punti. Ora andiamo a giocare. Allora, prima di iniziare, un'altra piccolissima parentesi, poi si inizia. Allora, c'è qualcosa di strano, a parte Santon che è tornato sia a casa a sinistra. C'è Di Maria che fa l'altro un C. E l'ha sbagliato. C'è Di Maria che fa l'altro un COC, che l'ho messo esterno e sinistro, e un Gozze. Allora, lui sì, l'ho pagato, l'ho messo COC, solo per il semplice fatto che in confronto a Gozze è ancora più veloce, quindi magari sulla fascia mi torna un po' meglio. Anche se lì di solito ci sta sempre il nostro caro amico Shulli, che ora è in panchina. Gozze invece l'ho trovato, insieme fra l'altro a Farcao, eccolo lì. In quei pacchetti che il gioco stesso ci ha gentilmente offerto, perché hanno fatto delle zotte clamorose a parer mio, mettendo il prezzo compra ora fisso. Non so se ve ne siete resi conto, penso di sì. Vabbè, comunque, siccome mi garba come gioco, anche se non mi fa intesa, Gozze ce lo schiocco. E quando, diciamo, la forma fisica di Gozze è così, diciamo, è accettabile, faccio giù a Gozze. Ma non c'è, metto Di Maria di là e Shulli di là. Insomma, quando è disponibile Gozze lo metto. Comunque, insomma, gioco, questa è una piccola parentesi appunto sui giocatori che ho trovato, sui cambiamenti. Ah, e poi fra l'altro ora non gioca, ma quando Joano, Alaba e Boateng, perché loro sono sempre, ho dato retta a un, come si può dire, un account, a uno youtuber, quello che vi pare, insomma, che mi ha consigliato di prendere Leno in porta, e fra l'altro l'ho preso, è un panchina, non so se prima l'avete visto, vabbè. Comunque, iniziamo a giocare e speriamo di fare, se possibile subito, se non possibile speriamo 3 punti almeno in queste due partite. 3 punti, dai, vediamo un po' di vince. Insomma, comunque, quello vi l'avversario, 82 di valutazione, intesa 100, misto tedesco, sì, non è una squadraccia assolutamente, speriamo bene. Vai, vai, eccolo la casette. Ero tutto centrato, ero zitto. Al 20esimo, 1-0. E andiamo. Mamma mia, che culo, questo è il palo. Tira De Chino. No. Ah. Vai di Maria. No. No, ha preso la traversa. Dio, mamma mia. Oh, Di Maria! Tira De Chino! Oh,
Barzagli 2-0 al 64esimo. Perché deve svoltare con la palla? Ma fa brutto. E andiamo di rigore. Sì. Vai De Ghino. Diego Costa 3-0. E andiamo di no, come... Vabbè, via. Cioè, ci può stare, rigore, mi metto in dubbio. Però di una volta ha tirato. Boh, vabbè. All'80esimo, 71. Va, Royce. Distrazione, inutile tanto. Ah, fandomo. Royce. 3-1. Ma porca troia, chi è? Umez, è davvero? 3-2. No, ora... No. Porca troia, che ansia. Ora ve le pippate da me, questi minuti finali. Diamo di merda, facciamo lì. Ci si devo dire. No, no. Fallo, vai. Ma troia di Maria. Ha preso. No. Tiri su, boh, alla casetta, va bene, vai quadrato, vai che. Vai, oh, vai. E chiudila! No! Non è di chi no! Oh, ma finisce più! È finita! Torno dopo non so nemmeno 90 tentativi e dopo 20 episodi in D1, dopo 37.000 episodi si torna in D1 e andiamode! E andiamode! Cavaliera, salta tutto, non va, non ci si va! Mi dà tipo errore di onnessione, assassino. Aspetta, ma risultato, tra virgolette. Soldi ci sono. Avanza. Oh, che bello, ragazzi. Ma ve lo giuro, mi stava passando la voglia di continuare la serie, perché non riusciva a oltrepassare la D2. Sembrava solo una volta sola, sono la D2. Comunque, ora... è una partita importante quella, per magari per il titolo. Vediamo un po' come può andare. Andiamo a fare l'ultima partita della D2, chiamala così, no? Toccandomi le palle, spero tanto di ritornarci. Andiamo a vedere. Questa l'avevo detto anche della D3. E vi preoccupate, sono tornato anche troppe volte. E ci sono anche rimasto troppe volte. Comunque, valutazione 85. Misto di Premier. Assolutamente, come sempre, ormai una squadraccia, anche perché non trovo nemmeno più, nemmeno volendo. Vabbè, vediamo un po' come andrà. Un vittorio! Fai vittorio! No! Porca troia alla fine di Balbo! Porca troia! Aguero, tonfa, anche lui mi fa mago quando gioca. 1-0 al 15esimo. Dai! Dai, ma che culo però così! Dai! Ma che culo di boia! Dai, che palle! Boia di Maria! Madonna santa di. Può andare via da solo! Boia di, rigore, vorrei anche vedere! Se l'andazzo è quello lì che ho visto, lo sbaglio clamorosamente, rigore, stai a vedere. Tonto! No, oh, non ce la posso fare a vincere, eh!
Ma cosa rigore? No, dai, che palle! No, vabbè, oh, tanto sta partita via, avevo già capito, ma era l'andazzo. Basta vedere come ha fatto, il secondo gol, che rimpallo, autogol. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Che palle! Bene, Dio! Vai, Quadrado! Vieni, bordalo! Quadrado! Oh, almeno ho fatto un gol. Almeno uno, Quadrado. Ui, Barbo! 3-2! Attenzione, eh! C'è sempre una ventina di minuti. E andiamo, Dio! Porca troia, De Griezmann di merda! Maledetta la miseria, Dio! 4-2! Peccato, che ci rivedevo, Dio! No, i Balbo! Insomma, finisce così. Peccato. Perché era una cosa in più. Anche a livello di crediti, soprattutto. Però purtroppo è andata male. È andata male, però gira un po' coglioni perché. Per l'amore di Dio, complimenti, eh. Che non è che abbia giocato male. Però dire, se non era piuttosto fattibile. Basta vedere comunque che Dio ci usa una merda. Tra il secondo gol di lui e il rigore sbagliato. Anche se lui l'ha sbagliato, per l'amore di Dio. Però Dio. Insomma, vabbè, comunque l'obiettivo principale è stato raggiunto, ovvero andare in D1. E avanti i crediti. Insomma, quindi niente. Però, prima di lasciarvi, perché tra pochino vi lascio, non c'è da fare niente. Cioè, nel senso, aspetto il prossimo video per iniziare la D1 con calma. Apro un pacchetto, anzi, no? Apro velo da 15.000, faccio la mattana. Che non ci sono abituato, prendo tutti questi crediti. Andiamo un po'. Vedi che schifo, eh. Oh, oh, cross, buttalo via. Bene, bene, dì. Non so quanto possa sta, però meno di nulla, no? Quasi quasi lo fa giù, se mi prende male, comunque. Vabbè. Addirittura due doppioni, mamma mia. Vabbè, ragazzi, il video finisce qua. Ci vediamo al prossimo, che appunto vedrà come si può dire, il ritorno, vai, in D1 nostro, e speriamo di iniziare nel migliore dei modi. Magari obiettivo minimo la salvezza, perché sai, non è tanto semplice. Vabbè, via, detto questo, vi ricordo come sempre di mettere, se volete, mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via ragazzi, vi aspetto, eh, alla prossima, ciao.